Dopo 2 anni di iniziative in forma ridotta, si sono svolte senza restrizioni le celebrazioni per la ricorrenza del 76° anniversario della Fondazione della Repubblica. Ad avviare la cerimonia istituzionale a Pesaro, la deposizione della corona d'alloro alla cappella votiva di Sant'Ubaldo. La mattinata è proseguita con lo schieramento dei reparti in Piazza del Popolo, con i gonfaloni della provincia e dei comuni di Fano, Pesaro e Urbino, nonché dei labari delle associazioni combattentistiche ed arma, che hanno eseguito il cerimoniale dell'alzabandiera al suono dell'inno d'Italia. Sono seguiti la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica da parte del Prefetto di Pesaro Urbino e i discorsi del Vicepresidente della Consulta Studentesca, del rappresentante di Assoarma, del Sindaco Matteo Ricci e del Presidente della Provincia Giuseppe Paolini, che ha parlato di valori, memoria e comunità come elementi essenziali per guardare con fiducia al futuro e per impegnarsi a costruirlo. Un pensiero oggi non poteva non andare anche all'Ucraina, a partire dal messaggio del Capo dello Stato, pieno di amarezza ma anche di speranza. Io direi che il messaggio del Capo dello Stato, al di là degli auguri che ovviamente vengono fatti alla nostra meravigliosa Repubblica, erano soprattutto orientati a un pensiero, direi, doveroso nei confronti di questa popolazione che sta subendo una vera e propria angheria. In un mondo in cui noi pensavamo che il convivere dei popoli fosse una cosa ormai raggiunta, dover parlare purtroppo di guerra nel 2022 è una cosa che effettivamente non fa bene, ma non fa bene soprattutto ai giovani che piano piano stavamo educando ad un periodo, a sentimenti e ideali di pace, di serenità. Speriamo, l'auspicio è soprattutto quello nell'augurare oggi, nel farci gli auguri oggi per la nostra Repubblica, per il nostro Paese, per la nostra bella nazione, speriamo che sia di auspicio anche perché al più presto queste ostilità trovino fine e finalmente capiscano, soprattutto i capi di governo capiscono l'importanza della pace in un momento veramente difficile. In occasione della festa istituzionale, ha poi aggiunto il prefetto, abbiamo voluto consegnare 11 medaglie d'onore alla memoria ai familiari dei cittadini deportati e internati nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. E non parlo di ricordo, ha concluso, perché quest'ultimo può svanire mentre la memoria rimane. Per Pesaro l'essere stata sulla linea gotica è un momento molto segnante che, come ha ben ricordato il sindaco, è forte nella memoria dei cittadini, ovviamente dei più anziani, ma in realtà nella memoria dell'intera città, assolutamente. Il centro è stato completamente distrutto e questa è una cosa che segna e che rimane, un insegnamento che spinge tutti verso la pace. Il 2 giugno del 1946, ha ricordato il primo cittadino, la maggior parte degli italiani decise che il potere in Italia dovesse essere del popolo. La scelta della Repubblica fu netta e radicale, in continuità con la lotta di liberazione e con il valore di resistenza. Fu un grande risultato di civiltà, un passo avanti enorme dal punto di vista politico e culturale, ha proseguito il sindaco. In provincia di Pesaro Urbino il 76% scelse la Repubblica e ora quella responsabilità dobbiamo rinnovarla quotidianamente perché è un bene che va custodito e salvaguardato. In questa fase storica segnata da un'invasione senza ragione che sta uccidendo migliaia di civili, ha detto Ricci, è messa in discussione la nostra idea di libertà e di Europa. Purtroppo un anno ancora complicato, speravamo davvero in un anno di piena rinascita, invece la guerra cambia tutto e l'inflazione sta mettendo a dura prova davvero la vita degli italiani. E cambia tutto questa guerra, però dimostra ulteriormente quanto sia importante la democrazia, la libertà, la Repubblica. E se ci fosse in Russia una vera Repubblica con l'equilibrio dei poteri, il popolo russo non avrebbe consentito l'invasione dell'Ucraina. Purtroppo non c'è libertà di informazione, c'è controllo totale dello Stato e quindi le guerre e anche le invasioni o in generale le cose peggiori avvengono quando la democrazia non funziona, quando il popolo non è in grado di esercitare il suo ruolo. È una grande lezione, drammatica purtroppo, adesso dobbiamo aiutare il popolo ucraino a resistere e al tempo stesso cercare tutti gli spiragli per la pace, per evitare ulteriori danni umanitari ed ulteriori danni socio-economici. Quindi è una fase molto delicata, però ancora una volta abbiamo una guida autorevole come il Presidente della Repubblica e ho chiesto anche ai pesaresi di rispettare le istituzioni italiane, perché magari non sempre hanno meritato la stima di tutti, però le istituzioni italiane sono il perno della Repubblica, se si mette in discussione il valore delle istituzioni italiane viene giù tutto e non possiamo permettercela.